Negli ultimi tempi ci è capitato spesso di parlare di engine, grafici, di novità che riguardano il mondo della tecnologia in generale e anche di Unreal Engine 5. Bene, oggi mi sono imbattuto in due cose che meritano di essere viste e discusse e di conseguenza vi mostrerò due brevi video. Intanto partiamo dal primo, che è un software di creazione di persone per dare un po' di contorno a elementi urbani, fondamentalmente, targato AXYZ, sarà presto disponibile, basato questo su Unreal Engine 5, e vi posso anticipare che sembra veramente ricco di potenziale, ma prima vediamolo, poi ne parliamo. Il livello di credibilità e realismo di quello che avete appena visto è sicuramente molto elevato e considerando che parliamo di qualcosa ancora in beta, ma pur sempre in tempo reale, dà una misura di quello che potremmo effettivamente vedere poi in certe produzioni. Sembra qualcosa di estratto da un titolo Quantic Dream o potenzialmente anche da un titolo Ubisoft di nuova generazione, chi lo sa. Resta comunque il fatto che il lavoro che hanno fatto qui in termini di animazioni, in termini di illuminazione, è veramente notevole e credo che una volta che insomma questo esempio arriverà dove deve arrivare, forse lo vedremo utilizzato molto più di quanto pensiamo, ma veramente veramente impressionante. Ma la cosa più bella che devo far vedere non è questo, è un'altra. Questa invece è un'opera vera e propria del digital artist Ariel Adams Gomez. Allora, amate lo studio Ghibli, preparatevi ad avere delle emozioni forti, perché questo digital artist è riuscito a ricreare un'isola, ispirata in maniera molto molto marcata alle opere dello studio Ghibli. Vi lascerà senza fiato, ve lo anticipo. Ma anche qui, prima guardatevi il filmato e poi ne discutiamo. Io trovo che questo sia forse l'esempio più bello che abbiamo avuto fino adesso dell'Unreal Engine 5. E voi direte, ma come? Qui non c'è neanche il fotorealismo. È proprio quello il punto. Il punto è che qui non c'è fotorealismo o ricerca di fotorealismo. Il punto è che questo filmato ci dimostra quanto sia poliedrico l'Unreal Engine e quanta sia la libertà che concede a chi lo utilizza sapendo dove mettere le mani. Ecco, questo è un po' il senso. Cioè,
Se noi siamo passati da la tech demo di Matrix, per fare un esempio, o le cose che vi ho fatto vedere nell'ultimo video di questa Unreal Engine 5, a questo capiamo quanto sia vasta la varietà di cose che si possono fare con gli strumenti messi a disposizione da Epic, con questo nuovo engine. Cioè questo, paradossalmente, è tanto complesso da realizzare quanto un qualcosa di fotorealistico. Se si vuole ricreare veramente l'essenza delle produzioni dello studio Ghibli. Cioè, qui ci potrebbero realizzare un RPG così, anzi un JRPG. Ed è incredibile il lavoro che hanno fatto qua. Anzi, che ha fatto una singola persona, peraltro. Quindi, diciamo che, vabbè, io il talento del singolo digital artist non lo conosco in maniera approfondita, ma posso scorgere sicuramente una capacità fuori dal comune. Se l'ha analizzato da solo. Per cui diciamo che veramente quello che stiamo capendo in queste prime settimane di Unreal Engine 5, e ripeto, l'Unreal Engine 5 è disponibile pubblicamente da quanto? 10 giorni neanche. Per cui ci fa capire quanto sia effettivamente ricco di potenziale come strumento e di conseguenza quanta gente ricchissima di capacità possa creare praticamente la qualunque utilizzando quest'engine. E la cosa su cui vorrei che vi soffermaste tutti quanti è, se stiamo vedendo questo tipo di cose nell'arco di neanche un mese, pensate fra un anno che cosa vedremo. Questa è una riflessione che va fatta, cioè tra un anno che tipo di produzioni vedremo basate su Unreal Engine 5 non lo so. Però certo è che, come avrò scritto nel titolo, questa Unreal Engine 5 fa miracoli concretamente. Siamo passati da ricerca di fotorealismo in una piazzetta, all'incarnazione del fantasy più poetico che possiate trovare, e lo studio Ghibli insegna in questo senso, in quanto neanche appunto un mese. Per cui, ragazzi, io sono veramente contento, sono veramente entusiasta di quello che sto vedendo in questi giorni. Sono contento che voi stiate provando grande interesse verso questo tipo di rubrica che non ha un nome, ma di fatto lo sta diventando. Perché osservare il modo in cui tutto si evolve sarà interessante anche per poter leggere meglio quello che ci troveremo poi fra le mani, per poter capire meglio alcune cose, per poter determinare quale sia poi lo standard a cui dovremo abituarci. Ma ripeto, queste cose ci danno una misura, seppur insomma, un piccolo assaggio di quello che sarà il nostro futuro. Speriamo che però, come abbiamo detto anche in quel video, un po' incentrato su giochi di ruolo, eccetera, che il tutto venga accompagnato anche da concept un po' più elaborati che possono dare valore e risalto a dei comparti grafici di altissimo livello. Ragazzi, a questo punto vi saluto, fatemi sapere e noi ci aggiorniamo non appena dovessi avere novità, ma ripeto, segnalatemi anche voi se trovate qualcosa di particolare perché ne potremo poi parlare insieme.